Il fronte di aria fredda proveniente dalla Scandinavia sta interessando il nostro paese, in modo particolare le regioni del centro Italia. Tra le zone maggiormente colpite, l'Abruzzo, dove si registra cielo coperto su gran parte del territorio. Forti piogge nel Teramano e nell'Aquilano, dove sulle zone montane si potrebbero verificare nevicate anche al di sotto dei 2000 metri. Ma sì, siamo interessati da una perturbazione proveniente dalle isole britanniche che in queste ore sta attraversando la nostra regione, producendo i primi fenomeni di questo peggioramento che si concretizzerà nelle prossime ore, in particolar modo in serata, in nottata e nel corso della giornata di venerdì, perché si formerà un minimo depressionario sul basso Tirreno a cui sarà associata una fase di maltempo anche piuttosto intensa sulla nostra regione. Alla base dei dati attuali sembrano probabili piogge diffuse anche di una certa consistenza, soprattutto sul settore centro-orientale della nostra regione, dove non è da escludere anche la possibilità di temporali di forte intensità. E intanto la protezione civile del comune di Pescara è in stato di massima allerta per le prossime 36 ore a causa delle probabili precipitazioni temporalesche. Già da questa mattina sono stati mobilitati mezzi e uomini per entrare in azione a fronte di qualsiasi emergenza, con la società attiva per liberare tombini ed agevolare il deflusso dell'acqua nel caso di temporanei allagamenti, con gli addetti del servizio manutenzione già pronti a trasportare transenne per l'eventuale chiusura di strade al traffico e con i volontari per effettuare il costante monitoraggio del fiume. Ma a preoccupare soprattutto in queste ore è il livello del fiume Pescara, costantemente monitorato dagli uomini della protezione civile e dell'amministrazione comunale. In allerta anche la marineria pescarese, sono stati rafforzati gli ormeggi dei pescherecci che in via precauzionale sono stati ormeggiati qui lungo le sponde del fiume. Infine, l'assessore comunale alla protezione civile, Berardino Fiorilli, esorta i cittadini ad evitare di usare l'auto il più possibile e di spostarsi da casa a fronte di un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Il livello di criticità massima è previsto per domani e per sabato. Invitiamo i cittadini eventualmente a non parcheggiare comunque le auto, norma di buon senso questa, lungo le colline del fiume, a usarla il meno possibile, anche uscire il meno possibile, perché se il maltempo si affaccia sulla nostra città i disagi sono sempre maggiori, il traffico aumenterà, quindi senza allarmismi, tuttavia essere più prudenti e usare la macchina il meno possibile. Il bel tempo dovrebbe tornare già inizio della prossima settimana, che si prevede soleggiata un po' ovunque. No, il sole tornerà però non prima di domenica. Ancora nella giornata di sabato ci saranno dei fenomeni sul versante orientale della nostra regione in via di esaurimento con il passare delle ore. Poi domenica la situazione sembra migliorare decisamente a partire dal settore settentrionale in estensione verso le restanti zone nel corso della giornata.